piacere essere qua, qua sopra, predicare al Gospel dei giovani. Volevo ringraziare il pastore Punto e sua moglie, pastore Stefani, anche se non ci sono, tanto poi so che guarderà la registrazione, così vede che l'ho ringraziato. Comunque, no, sto scherzando, però li voglio ringraziare perché è veramente un piacere stare qua con voi. Mi spiace che pomeriggio non eravate tutti qui, perché come diceva i ragazzi, pomeriggio parlavamo d'evangelizzazione, ma non evangelizzazione per strada, parlavamo di quello che tu puoi fare nella tua vita, quindi parlare di Gesù nel tuo posto di lavoro, nella tua famiglia, nella tua scuola, eccetera, eccetera. Mi spiace non avervi visti tutti qui, però vuol dire che siete già bravi. E allora va bene così. Però, come dicevamo pomeriggio, col pastore Punto abbiamo così, tra un caffè e l'altro, abbiamo deciso di fare questa giornata, questi momenti, per poter darvi degli strumenti per parlare di Gesù. E allora si chiacchierava che titolo mettiamo, cosa facciamo, facciamo una fiamma per te, due il ritorno, no, cambiamo nome, e quella la facciamo solo per il tour, di qua, di là. E allora, visto che facciamo spettacoli, e facciamo spettacoli in giro per l'Italia e per l'Europa, perché non mettiamo qualcosa di... Allora pensavamo, visto che lui è creativo, gli è venuto in mente: che spettacolo la tua vita. Poi vabbè, qualcuno l'ha cambiata, ha messo che vita di spettacolo. Comunque, in poche parole, che la tua vita sia uno spettacolo. Quindi, oggi si parlava di questo argomento, che la nostra vita, che la tua vita, che la mia vita possa essere uno spettacolo. Allora, prima di entrare nell'argomento, e voi vi domanderete, ma che cosa devo fare? Devo fare il clown? Devo andare con Stefanino a fare circo perché devo fare uno spettacolo? No, poi ci arriveremo. Voglio darvi due annunci e ve li do ora, così che siete tutti belli attenti. Perché pensate che era la predica, ma vi ha fregato. Così vi do gli annunci e li sentite, perché di solito durante gli annunci uno è distratto, perché non so, stai salutando, c'è quello che non vedi la settimana, ciao, 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 io ve li dico ora. Allora, il 31 ottobre faremo un'evangelizzazione con i giovani Sabaoth, perché voglio rompere questo mito che è soltanto Scegli Gesù, cioè il ministero evangelistico della Chiesa, che andrà ad evangelizzare. No, tutti hanno questo compito. Quindi voi tutti sarete insieme a me, insieme ai pastori, insieme agli altri ragazzi, il 31 ottobre per un'evangelizzazione. Poi vi spiegheremo più avanti, la pubblicizzeremo e vi diremo quello che si farà. Comunque, sapete che la notte di Halloween, ma non tutti sanno, è il giorno della riforma protestante ed è il giorno che Lutero ha appeso le sue tesi nella... Che ha appeso le sue tesi nella cappella, davanti alla porta, ha preso un chiodo e l'ha piantata lì davanti alla porta. Quindi è il giorno quando lui ha avuto questo coraggio spettacolare di decidere di fare questa riforma protestante. Se oggi e te siamo qui, siamo frutto della sua riforma. Quindi non tutti sanno questo, e il 31 ottobre, oltre ad essere Halloween, cercheremo di far conoscere alla gente il frutto di questa riforma, che è, vediamo se avete fatto la scuola biblica, sola grazia, solo Dio, sola Bibbia, sono i tre punti centrali della riforma di Lutero. Poi ci sono tante altre cose, ma questi sono i tre punti centrali, ed è questo che ci distingue, ci fa, abbiamo una, diciamo, diversità con la Chiesa Cattolica. Ma non sono qui per parlare di questo. Il 21 dicembre avremo un'altra evangelizzazione, sempre con i giovani Sabaoth. Chissà che cosa succederà il 22 dicembre? La fine del mondo. Perché c'è questa teoria dei Maya che il 22 dicembre ci sarà la fine del mondo. La cosa bella è che l'anno scorso tutti dicevano che il 22 dicembre c'era la fine del mondo. Ora che siamo arrivati quasi al termine della data, non se ne parla più.
perché forse hanno pensato che non succede. Quindi il 21 dicembre andremo in giro a parlare con le persone di Gesù e cercheremo di fargli vedere, visto che è la fine del mondo domani, quindi il 22 dicembre ci sarà la fine del mondo, tu che ne sai cosa succederà, allora tu intanto vieni con noi in chiesa, poi vediamo se succede o no. Quindi poi ci inventeremo i nostri pubblicitari, grafici e cervelloni, quindi il pastore Punto, sempre lui, e Sergio, stiamo cercando di inventarci qualcosa del tipo: c'è chi voleva vendere la salvezza, c'è chi voleva, ognuno ha le sue idee, per ora vedremo quello che tireremo fuori e cercheremo di fare qualcosa di carino per questa data. Quindi siete tutti ufficialmente invitati il 31 dicembre, il 31 ottobre e il 21 dicembre, ok? Allora, che spettacolo la tua vita, wow, bel titolo, perché penso che sia un titolo forte. Che spettacolo la tua vita, perché? Grazie per il silenzio che mi regalerete questa sera. La parola spettacolo, quando pensavo, pregavo, pensavo e dicevo: sì, ora il pastore Punto si è lavato le mani, mi ha detto il titolo, che spettacolo la sua vita, ma io che dico, che c'entra lo spettacolo? E non sapevo proprio da dove cominciare, ma ho detto: comincio ad analizzare con la parola spettacolo, che significa? Come possiamo accostarla alla nostra vita? La prima cosa che mi è venuta in mente è che la parola spettacolo è una parola neutrale. Perché? Perché tu puoi fare un bello spettacolo o puoi fare uno schifo di spettacolo. C'è qualcuno che ride perché mi prende in giro per la parola schifo. Anche so che è stata fatta un'imitazione l'anno scorso, ora voglio vedere per questo ritiro che cosa succederà. Comunque, a parte questo, sto scherzando, però sai cosa mi ha detto questa persona che mi ha imitato? Mi dice così: ricordati che soltanto i personaggi famosi vengono imitati. Allora ho detto: vabbè, mi hai fregato per questa cosa che hai detto, allora ti permetto di imitarmi per tutta la vita, sei redento. Allora, quindi possiamo fare un bello spettacolo, possiamo fare uno schifo di spettacolo, possiamo fare un brutto spettacolo, perché la parola spettacolo è una parola neutrale. Perché neutrale? Perché puoi farlo in bene e in male. Quindi la tua vita può essere un bello spettacolo, può essere un brutto spettacolo. La cosa carina è... carina o triste, dipende dai punti di vista, è che nella vita del credente, nella vita della persona che frequenta la chiesa, molte volte vediamo che quello che riceviamo da Dio, per questo io, quando pregavamo prima durante la lode, prima di fare gli annunci, prima di lasciarvi, volevo veramente che quello che preghiamo qui lo possiamo continuare a credere a casa. Perché molte volte vediamo, e anche pomeriggio leggevamo, quando parlavamo di preghiera con i ragazzi, che nella vita del credente sperimenta delle benedizioni, sperimenta dei cambiamenti, sperimenta dei miracoli, e molte volte non sono duraturi. Quindi tutto questo ci fa capire che la nostra vita non è sempre un bello spettacolo, che molte volte sperimentiamo delle belle cose, ma l'indomani facciamo un errore di quelli madornali, di quelli del tipo: ma io non sono quello di ieri, che ne so, che ho predicato, ho parlato così e oggi ho fatto questo errore. Tipo, non so se ti è mai capitato, a me sì, tipo, non so se voi siete extraterrestri, però a me è successo che poi voglio tipo tirare una testata al muro, perché dico: ma come posso fare questo errore?
E vediamo che molte volte c'è la, non so, sembra che la vita del credente va in alto e poi tutto ad un tratto cadi. Fai un errore, anche una stupidata. Forse per me un errore grave può essere, non so, dire una bugia, per te può essere andare a letto con un'altra persona, non lo so. Però vedi che stai mantenendo, non so, un ritmo, vai bene, sei qui, frequenti, fai la cellula, parli di Gesù, la tua vita va sempre a gonfie vele, e tutto ad un tratto vedi che questo non è duraturo. Vi è mai successo? No, solo a me. Potete dire di sì, tranquilli, non succede niente. Siamo umani. Voglio dirti, voglio darti un consiglio affinché possa veramente la tua vita essere uno spettacolo. Il primo suggerimento che ti do è questo: sforzati, combatti, disciplinati, come se vivessi sotto la legge. Sai cosa significa vivere sotto la legge? Mettere in pratica tutti i comandamenti del Vecchio Testamento. Sai cosa significa? Una pazzia. Vivi così. Vivi sforzandoti, vivi impegnandoti, vivi come se veramente vivessi sotto la legge. E la Bibbia dice che chi trasgredisce un punto della legge trasgredisce tutta la legge. Ma quando sbagli, ricordati che vivi sotto la grazia. Questo è il giusto equilibrio. Perché tu non puoi pensare di vivere sotto la legge e quando sbagli sentirti condannato. E neanche puoi pensare di vivere sotto la grazia e allora fare tutto quello che ti passa per la testa. Ma vivi sforzandoti, vivi cercando di piacere a Dio, vivi, non so, forse dici ma io non riesco a svegliarmi la mattina per pregare, mettiti 25 sveglie. Ma io non riesco a digiunare, svuota il frigorifero così non mangerai, non so, fai quello che vuoi, cerca di sforzarti al massimo, perché Dio merita il tuo e il mio massimo. Ma quando sbagli, tranquillo, vivi sotto la grazia, non succederà niente, potrai continuare ugualmente ad essere uno spettacolo. L'errore ci sarà sempre, sai perché? Perché io e te ci siamo. Puoi pensare che è una pazzia? No, siamo umani. Nella tua vita, nel tuo spettacolo, l'errore ci sarà sempre. Perché ci sono io e perché ci sei tu nella nostra vita. Per questo ci sarà sempre un errore. Ma non perché noi siamo degli errori, perché facciamo degli errori. Perché è normale. Ditemi una cosa. Avete mai visto uno spettacolo perfetto? No. Forse voi pensate che uno spettacolo è perfetto. Io ti dico che durante il tour le persone dicono wow, che bello, ma tu che conosci come deve andare lo spettacolo dici neanche ti immagini quanti errori abbiamo fatto e tu guardi e dici wow, che bello, lo so io quanti errori abbiamo fatto. Non esiste uno spettacolo perfetto. La tua vita non può essere perfetta. Quindi tranquillizzati, tranquillo, ti do una profezia, sbaglierai, sbaglierai domani, sbaglierai dopodomani, sbaglierai fra una settimana, sbaglierai fra un anno, sbaglierai fino al giorno che morirai, sbaglierai, ma questo non è brutto, questo non ti deve così, oh, mamma mia Giuseppe, io mi aspettavo che ne so, che questo titolo, che bello spettacolo, che spettacolo di vita, io uscivo di qua, ora mi stai deprimendo, no. È la pura realtà, è meglio che ti dico la verità. È come qualcuno che va dal medico e ha un tumore e il medico per non, così dice, ma gli posso dire questa notizia, è un tumore? No, non ti preoccupare, è un mal di testa, un'aspirina e ti passa. Dopo 5 anni quello muore, scusami, che medico era? Meglio che dice, guarda, devo dire la verità, hai un tumore e ti rimangono 5 anni. Così almeno si gode quei 5 anni di vita. La verità è che sbaglieremo, la verità è che sbaglieremo, basta, non possiamo pensare ad essere perfetti. Sai come ha fatto Dio un giorno per rompere questo pensiero di perfezione, di meritocrazia che ci portiamo dietro? Perché non so, quando eri piccolo o anche i tuoi insegnamenti religiosi erano se fai, allora Dio ti dà, se fai questo io ti voglio bene. Ti è mai capitato sentire le parole, non so, di un genitore, di qualcuno, la persona che ti ha cresciuto, che dice, dai, se fai il bravo,
mamma e papà ti vogliono bene. No, solo a me lo dicevano. No, è sempre così. Perché? Se fai questo, ti do quest'altro. Tu cosa pensi? Mi devo meritare tutto. Quindi se io non vado bene, non merito. Ma non è così con Dio. Meno male. Però puoi decidere. Puoi decidere e puoi fare. Puoi fare spettacolo. Puoi fare un brutto spettacolo. Puoi guardare uno spettacolo. O puoi essere uno spettacolo. C'è differenza tra fare uno spettacolo ed essere uno spettacolo. C'è una profonda differenza. Tutto dipende da te. Tutto dipende da te. Sei tu che decidi che spettacolo di vita avrai. Se la tua vita sarà soltanto farai uno spettacolo, qualcuno ti dirà bravo, brava. O proprio tipo i casi, quelli che invece fanno sempre un brutto spettacolo, e ci sono. Puoi guardare, essere spettatore di uno spettacolo, guardi e dici, wow, nella mia chiesa, sai, abbiamo le luci, un gruppo di lode che è guidato da Gaetano, che spacca. Abbiamo il pastore Punto che fa i video che spaccano, abbiamo questo, abbiamo quest'altro, e tu stai guardando uno spettacolo, ma non sei parte dello spettacolo e neanche sei spettacolo. O puoi essere spettacolo. Cosa significa che la mia vita deve essere spettacolo? Pensandoci dicevo, Dio, cos'è? Cosa può essere che quando prego per le persone tutti guariscono? O quando prego per una persona con un problema spirituale, questa persona viene così liberata? Cos'è? Che devo parlare di Gesù e tutta la gente crede? Forse devo fare dei miracoli economici? Non so, come tipo Gesù che ha detto a Pietro, Pietro vai a prendere un pesce, ha trovato i soldi per pagare le tasse, sia Gesù e sia Pietro. Devo fare questi miracoli? Cos'è? Cos'è? Per com'è che la mia vita può essere spettacolo? Dio mi ha detto una cosa che mi ha sconvolto. Mi ha detto no, niente di tutto questo. Queste cose sono cose spettacolari. Perché fare un miracolo economico, guarire un ammalato, aiutare una persona, parlare di Gesù alla gente, vedere le vite delle persone trasformate e cambiate, queste sono cose spettacolari. Ma Dio mi ha detto, ma non sei tu. Tu devi essere lo spettacolo. Quelle cose sono cose spettacolari. Quelle cose sono cose che tu dici, wow, wow, bellissimo, ma non sei tu. E io durante questa settimana, come che se Dio giorno per giorno mi rivelava un pezzo di questa predica, dicevo allora Dio, cosa c'è di più spettacolare al mondo? Io non riesco a capire tu dove vuoi arrivare. E voglio farvi una domanda. Secondo voi, cosa c'è di più spettacolare al mondo? Pensateci. Cosa? Ah? L'alba, cosa? Non ho capito. Seriamente, cosa c'è di più spettacolare al mondo secondo voi? L'amore. L'amore. Poi? L'amore, la vita. La nascita, la nascita. Carol cosa diceva? L'alba. L'alba, Carol abbiamo capito che è romantica. Chi la vuole conquistare? Guarda che è romantica. Poi? Eh? Cosa? Lui è scemo, lasciatelo perdere. Cosa c'è di più spettacolare al mondo secondo voi? La morte. Perché poi siamo in paradiso.
Io voglio dirti una cosa, sai di cosa c'è di più spettacolare al mondo? Dio. Non è sottinteso, niente nella vita è sottinteso. È Dio che è più spettacolare al mondo, ma questo cosa c'entra con la nostra vita? E dopo Dio, cosa c'è di più spettacolare al mondo? Ti sconvolgerò, perché forse non ci credi, ma tu sei spettacolare. Forse non ci credi. Tu, anche Gaetano, tu siete spettacolari. Voi tutti siete uno spettacolo. E vuoi sapere perché? Sicuramente tu ti guarderai allo specchio e dirai, va giù, ti sbagli. Anch'io quando mi guardo allo specchio penso che Dio si sbagli. Però una cosa ho capito, che non posso andare contro alla parola di Dio. E chiedo se possiamo anche proiettare il Salmo 8. Capitolo 8, dal versetto 3 al 6. Dice così. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e d'onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Calcola che dice tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio. Tu sei uno spettacolo. Però molte volte noi non ci crediamo. Non abbiamo neanche... Tu immaginati come l'uomo non crede in se stesso. Se io qui domando da solo, perché qui davanti a tutti nessuno forse ha il coraggio di alzare la mano e dire sì è vero, guarda, ma se io faccio una domanda e domando a ciascuno di voi, quasi nessuno dirà è vero, io credo pienamente in me stesso, ma non perché io so di essere perfetto. Perché se Dio mi ha detto che mi ha fatto di poco inferiore a Lui, cioè ti rendi conto che Dio ti ha fatto di poco inferiore a Lui? Ti rendi conto che sta dicendo in un'altra traduzione che voi siete tanti piccoli dei? Cioè sta dicendo che tu sei un piccolo Dio che cammina sulla terra. Non sei Dio. Tranquillo, Dio è Lui. Però sei un piccolo Dio che sta camminando sulla terra. Però no, cammini così. Ce l'hanno tutti con me. Nessuno mi ama. Nessuno mi vuole. Nessuno mi considera. Sembrate il... come si chiama? Quello dell'era glaciale. Sid dell'era, io guarda in questo periodo ho troppi cartoni animati con mia figlia, anzi, dov'è che gli voglio dire che l'amo? Sarà lì in giro? Come Sid, che dice, i miei parenti mi hanno abbandonato, nessuno mi ama, nessuno così, nessuno di qua, nessuno di là. Io voglio dirti una cosa, può sembrare un qualcosa, dice, ma non so, forse mi aspettavo che mi davi la ricetta per la vita perfetta, per la vita spettacolare, per la vita, per diventare un grande, una persona di successo. No, niente di tutto questo, perché non esiste una ricetta per una vita spettacolare. Non esiste una vita spettacolare, esiste delle persone spettacolari. Perché è talmente pazzo questo concetto che Dio ci ha fatto di poco inferiori a Lui.
Cioè sta dicendo che in tutto quello che vedi nel mondo, tutte le cose meravigliose, l'alba, la vita, la morte, l'amore, le montagne, quei cieli, tutte quelle cose meravigliose, gli animali, tutto, tutto quello che vedi, niente è più grande di me e di te. Niente. Niente. Niente di quello che ha fatto Dio è più grande di me e di te. Perché? Non lo so. Perché Dio l'ha deciso. Forse perché è talmente pazzia, perché le cose di Dio sono pazzia per gli uomini. Forse perché è pazzia vedere delle persone imperfette come me e come te essere paragonate di poco inferiore a Dio. Forse è per questo che Dio ha deciso così. Però, ero in metropolitana e pensavo, stavo andando a sbrigare una cosa, pensavo, pregavo dentro la metropolitana. E dicevo, pensavo ad oggi, dicevo, Dio, che cosa? C'è qualcosa che ancora manca in questo messaggio. Tu vuoi dire qualcosa di più profondo, di più grande? Come possiamo essere uno spettacolo? E Dio mi faceva notare una cosa. C'era una cosa un po' così simpatica, perché c'era una ragazza che guardava un'altra ragazza. Ora non pensate che la guardava in quel senso, si guardavano, si scambiavano degli sguardi, ma degli sguardi come che lei guardava questa ragazza senza farsene accorgere e questa ragazza guardava quest'altra ragazza. E io mi immagino così, mi viene un flash, immagina se questa ragazza guarda i pregi di quest'altra ragazza e li desidera e questa ragazza guarda i pregi di quest'altra ragazza e li desidera. Erano due ragazze completamente diverse, una alta, una magra, però ognuna di loro aveva dei pregi. E io mi è venuto così. Ma noi siamo sempre quelli che guardiamo gli altri. Se Gaetano veste meglio di me, io dico wow, vorrei vestire come Gaetano. Però possibilmente, non lo so, Gaetano invece guarda e dice ma io vorrei essere più magro, più basso, più alto. O tu hai i capelli biondi, guardi l'altra e dici, ah, se io avessi i capelli rossi come i tuoi. E quella che ha i capelli rossi dice, io vorrei i capelli biondi e gli occhi azzurri come i tuoi. E ridete perché è vero. E ridete perché è vero. Perché desideriamo quello che ha l'altro. Perché desideriamo quello che ha l'altro? Perché forse non ci piacciamo. O perché forse non abbiamo capito d'essere uno spettacolo, perché forse non abbiamo capito di essere speciali così come siamo, perché allora forse dentro di noi, anche se non lo diamo a vedere, siamo insicuri, perché se tu desideri qualcosa di qualcun altro, questo è frutto di insicurezza. Ti faccio vedere una cosa. Tu sei uno spettacolo perché Dio ti ha creato spettacolare. Non c'è nessun motivo al mondo perché tu ti senti uno spettacolo. Molte volte noi ci sentiamo realizzati per quello che facciamo. Ah, se il mio lavoro va bene mi sento realizzato. Se vado bene negli studi mi sento realizzato. Se vado bene o se sono bello, o se sono attraente, o se tutti mi vogliono, o se sono al centro dell'attenzione, o se mi cercano, allora mi sento realizzato. Ma io voglio dirti che non c'è nessun motivo perché tu ti senta uno spettacolo, se non quello che Dio stesso ti ha creato. E io voglio farti vedere Giovanni, capitolo 13, dal verso 3 al verso 4. C'è una cosa sconvolgente, dove Gesù fa qualcosa di particolare. Dice così, al verso 3, Gesù, sapendo
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e da Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse e poi si mise a lavare i piedi dei suoi discepoli. Sai perché Gesù ha fatto questo o è riuscito a fare questo? Il lavoro più umile che esisteva al mondo in quell'epoca. Ora tu oggi puoi dire, che ne so, il lavoro più umile, non lo so che cosa può essere, però in quel momento era il lavoro più, non esisteva una categoria inferiore a quelli che lavavano i piedi agli ospiti, non esisteva. Però dice così, perché prima che Gesù fa questo, il verso prima dice, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e da Dio se ne tornava, allora sta dicendo, Gesù sapeva chi era e perché sapeva chi era, ha potuto fare quello. Cioè sta dicendo, Gesù non si sentiva realizzato perché faceva un miracolo o sfamava 5.000 persone o le folle lo seguivano. Gesù si sentiva realizzato perché sapeva che era proceduto da Dio se ne tornava e Dio aveva dato tutto nelle sue mani. Ecco perché molte volte non riesci a fare quello che tu ti proponi, perché pensi di realizzarti nelle cose che fai. Ma io voglio dirti una cosa, smettila di sentirti realizzato per quello che fai, ma sentiti realizzato per quello che sei, e sei uno spettacolo. L'uomo è l'opera più grande che Dio abbia mai fatto, ma nello stesso tempo è la più inutile, perché abbiamo causato guerre, pestilenze, carestie, abbiamo distrutto il mondo e ogni giorno con le nostre azioni distruggiamo il prossimo. Ma nello stesso tempo, anche se siamo così inutili, Dio ci ha creato così grandi. È un controsenso, sì. Perché sei tu a decidere se essere un'opera maestra, una buona opera, un buono spettacolo o un'opera e basta. Sai perché non ce la fai? Perché ti identifichi con ciò che fai. Ma ci sono stati degli uomini che non si sono fermati davanti ai loro fallimenti, davanti a quello che facevano, perché non si identificavano con il risultato delle loro azioni, ma si identificavano con loro stessi. Credevano di valere, di avere un valore, e allora per questo avevano quella forza per andare avanti. Perché quando tu ti identifichi con ciò che fai, quando fallisci vuoi mollare. A quanti hanno avuto voglia di gettare la spugna in qualsiasi area della propria vita, in quella sentimentale, in quella forse di servire Dio, in quella scolastica, in quella in chiesa? Quanti? Sto parlando a un gruppo di dei o sto parlando a delle persone? Quanti hanno avuto voglia di gettare la spugna? Io non alzo l'altra mano perché c'è il microfono. E questo, fallire, molte volte non ci dà la forza per ricominciare, perché ci identifichiamo con quello che facciamo. Ma io voglio darti una lista di persone che invece hanno deciso di identificarsi con loro stessi, col valore che avevano come persone e non con le proprie azioni. Henry Ford per 5 volte ha cominciato una compagnia di automobili e tutte e 5 le ha chiuse perché ha fallito. Ma iniziò la 6ª ed oggi è la Ford, quella che voi vedete per strada.
Un uomo licenziato, licenziato con la motivazione, senza immaginazione e non ha la fantasia per disegnare, cominciò un'azienda di fumetti e allora fallì. Finì nel garage di casa sua disegnando e vide un topo sotto il tavolo. Ed fu così che cominciò Mickey Mouse e la Walt Disney. Un giapponese voleva inventare tante cose, voleva inventare, inventava pentole e proponeva e proponeva e proponeva. E sempre gli dicevano: tu non sei nato per inventare, tu cambia lavoro, fai qualcos'altro, non è cosa tua l'invenzione. E quando presentava le sue invenzioni gli dicevano: non sei capace per inventare. Ma continuava e fondò una compagnia che oggi si chiama Sony. Un ragazzo fu rifiutato dalla squadra di basket della sua scuola perché non aveva le caratteristiche per essere un giocatore di basket. E lui ha cominciato a dire in un'intervista un po' di tempo fa: io ce l'ho fatta nella vita perché ho sbagliato tante volte, ma ho sempre deciso di ricominciare. Ho sbagliato 5.000 tiri, ho sbagliato un sacco di volte il tiro che doveva decidere una partita, ma ogni volta che ho sbagliato ho deciso di ricominciare. E quell'uomo si chiama Michael Jordan. Hanno rifiutato 1.009 volte la sua ricetta, dicendo: gli americani non mangeranno mai pollo fritto. Ed oggi lui ha inventato la KFC, dove tu giri per il mondo e trovi un suo negozio, e trovi un negozio che vende pollo fritto. Per 1.009 volte hanno rifiutato la sua ricetta, prendendolo per pazzo. Non parlò fino ai 4 anni, cominciò a leggere soltanto ai 7, espulso come ritardato mentale. Voglio vedere la faccia che ha fatto la sua maestra scoprendo che lui si chiamava Albert Einstein. Rifiutato 3 volte dalla scuola di cinema, tornò dopo 35 anni a studiare perché lui sapeva di essere nato per fare cinema, e il suo nome è Steven Spielberg. Un ragazzo ha presentato un piano di studio, il professore gli ha dato un 2, ma lui continuò ed oggi ha fondato una compagnia che vale annualmente 6 bilioni di dollari, e questa è la FedEx. FedEx, trasporti, 6 bilioni di dollari. Io oggi voglio dirti che tu non ti puoi identificare con i tuoi errori, che tu non ti puoi identificare con i tuoi sbagli, che tu non puoi identificarti con ciò che fai, perché se ti identifichi con ciò che fai, allora non avrai mai la forza per rialzarti. E io voglio dirti una cosa: c'è stato un ragazzo che dopo un mese che conosceva Gesù è andato dal suo pastore e gli ha detto: pastore, ho avuto una visione, mi vedo predicare in mezzo alla gente. E il suo pastore gli ha detto: sarà il frutto delle tue droghe che ancora ti fa vedere queste cose. Ma lui non si stancò, poi ha cominciato e ha tentato, ha detto: allora voglio fare questo nelle scuole, visto che non ho l'opportunità di un pulpito, visto che nessuno mi dà l'opportunità per predicare, allora voglio cominciare ad andare nelle scuole a dire ai ragazzi di smetterla di drogarsi, di smetterla di fare determinate cose, perché c'è una soluzione per la propria vita. E allora ha inventato un qualcosa, non sapeva neanche lui quello che si chiamava. Ma gli è venuta in mente questa frase: liberi di dire no. Ma è andato da una dottoressa, ha chiesto il suo aiuto, ha preparato tutto, non sapeva scrivere bene, si è fatto aiutare. Ha preso più di 100 lettere, le ha scritte, le ha messe ai francobolli, ha pregato per ognuna di queste lettere, le ha imbucate nella posta, e nessuno ha risposto, nessuna scuola ha risposto a queste lettere. Ma no, ha detto no, allora forse ce la posso ancora fare. E allora ha deciso di non arrendersi e ha pensato, ha detto: ma io voglio fare una scuola per missionari. Ha preso in un anno, ha mandato più di 500 email e nessuna chiesa ha risposto che era interessata a questo progetto. E questo ragazzo oggi vi sta predicando a voi.
Tu sei uno spettacolo. Io voglio chiederti di alzarti. E questa sera smettila di identificarti con quello che fai. Smettila di identificarti con i tuoi fallimenti. Smettila anche di identificarti con quelle cose buone che fai, perché il giorno che fallirai, allora sarai giù per terra. Ma comincia a credere che sei stato creato di poco inferiore a Dio. Credilo. Credilo. E mentre i ragazzi suoneranno, io voglio chiederti che tu cominci a pensare. Cominci a pensare alla tua vita. Cominci a pensare a quello che fai. E se sei come quelle ragazze che vedevo in metropolitana e mi immaginavo, ma perché tutti noi guardiamo sempre gli altri? Perché tutti noi pensiamo, che bello, guarda cosa ha questa persona, cosa ha quest'altra persona? Perché non diamo valore a noi stessi? Perché siamo insicuri. Ecco perché. Ecco perché guardi sempre l'erba del tuo vicino. Perché siamo insicuri. Ma la Bibbia dice che noi possiamo raggiungere la statura dell'uomo perfetto. E se Gesù poteva fare il lavoro più umile del mondo e fare la cosa più spettacolare del mondo, perché non possiamo farla anche noi? Perché non possiamo sentirci speciali per quello che siamo? Perché non possiamo sentirci speciali con i nostri difetti, con i nostri errori, con le nostre vittorie e con le nostre sconfitte? Perché? Perché dentro di noi c'è qualcosa che si chiama insicurezza. E la nostra vita non potrà mai essere uno spettacolo. Potremmo fare spettacolo, potremmo vedere spettacolo, potremmo fare un bello, un brutto spettacolo, ma non potremmo mai essere uno spettacolo se non crediamo di essere uno spettacolo. Se non crediamo veramente che Dio ci ha fatto di poco inferiori a Lui. Sono sicuro che qua in mezzo a noi tantissime persone si guardano allo specchio e dicono: questo non ci vuole, questo lo dobbiamo aggiustare, questo lo dobbiamo togliere. Perché? Perché il mondo oggi si identifica con l'altro, si identifica con quello che hanno gli altri, economicamente, fisicamente? Perché? Perché le cliniche sono piene di persone che vogliono farsi qualcosa, un lifting, aumentare di qua, togliere di qua, aggiungere, togliere, cambiare. Perché? Perché siamo insicuri. Ma sai qual è l'unico metodo affinché tu possa essere uno spettacolo? Tu possa sentirti uno spettacolo, essere uno spettacolo e camminare come uno spettacolo, credendo che veramente Dio ti ha fatto di poco inferiore a Lui. Forse non lo capisci, forse ti sembra pazzia, ma è così, è così. Sai, Lui ha dato la cosa più spettacolare, se stesso, per te. Però no, molte volte noi questo, lo so, lo vediamo come qualcosa di lontano. Sì, lo so, Gesù è morto per me 2000 anni fa. Però a parte tutto quello che ha fatto per te, che può fare per te, tutto quello che è valso quella morte, però pensaci, perché proprio per te e per me? Perché proprio per noi? Perché? Perché vuol dire che abbiamo un valore che ancora non abbiamo capito. Io voglio chiederti oggi,
chiudi i tuoi occhi e pensa: c'è insicurezza dentro il mio cuore. Mi identifico con queste parole che Giuseppe oggi dice. O credo veramente di essere speciale? Parla con Dio, confidati con Lui. Forse non gliel'hai mai detto, diglielo: Dio, io mi sento una schifezza, io non mi sento degno, io non credo di valere così tanto, di essere così tanto importante. Forse non sei neanche abituato a parlare con Dio, ma io questa sera voglio dirti una cosa: se tu oggi decidi di aprire il tuo cuore e permettere a Dio di mettere sicurezza dentro il tuo cuore, di togliere l'insicurezza, allora veramente potrai sbagliare, potrai cadere, potrai fallire centinaia e centinaia di volte, ma come quegli uomini che ci hanno riprovato e ci hanno riprovato e ci hanno riprovato e ci hanno riprovato, arriverà il giorno, arriverà il momento che anche tu ce la farai. Ma per fare questo oggi devi decidere di cacciare l'insicurezza dal tuo cuore, e per farlo prima devi ammettere di essere insicuro.